scandalo Fiorentina. Ogni Santi infuriato. Ortelli alle 15.30, rasato a zero da Romero. E Manfredi che, come Ronaldo, l'ossessione Inter. Un vecchio detto diceva: l'ossessione batte il talento. Domenico Manfredi, l'ossessionato dall'Internazionale di Milano. Eccolo qui, eccolo qui. Disinformazione totale da parte di Domenico Manfredi. Oggi nelle storie Instagram, no scusate, su TikTok, TikTok, TikTok. Cosa vuoi dire? Aspetta che faccio vedere il video che... Voglio dire una cosa che nessuno c'ha i coglioni di dire. Per me l'Inter di questi anni sta facendo peggio della Juve di Calciopoli. Questa immagine qua di Di Marco adesso, sto casino qua. Non è l'immagine, è il fatto che noi abbiamo sta cosa tre giorni dopo. Uguale, come il fuorigioco dell'altra volta sul tiro di Di Marco. Uguale, censurati, tre punti a casa, nessuno al dubbio, nessuno controlla, nessun check, niente. Beh, quindi secondo lei è Marotta che dice non mandate le immagini, cosa vuole arrivare a dire, scusi Manfredi, nella sua testa? C'è una squadra che sta controllando la Serie A, e questa è l'Inter. Carina, siamo alla follia. E neanche riescono a vincerla, almeno la Juve vinceva. Voglio dire una cosa che nessuno... Dai, la smuto. Allora, un messaggio a tutti quelli che mi stanno scrivendo su Direct. Azzo. E un messaggio anche al signor Barzaghi, o a tutti quelli che pubblicano video. Se vi degnasse di ascoltare... Perché Barzaghi l'ha dissata? Ha messo un video dicendo quello è fake, questo è vero. Quindi immagino fosse riferito a me, a noi. Pesante. Io dico, se vi degnasse di ascoltare quello che io ho detto, io non ho mai detto che c'era un fallo di questa mano. Questa è per il grande Manfredi. Grazie. Non ho mai detto che c'era un fallo di mano netto di Di Marco. Non ho mai detto che l'Inter ha rubato contro la Roma. Ho semplicemente detto che le tempistiche con cui arrivano le immagini delle occasioni dubbie dell'Inter... Come il calendario è stato fatto? Il calendario non sono immagini. Esatto, sia le immagini che il calendario. Ma che immagini sono arrivate in ritardo? Se non è fallo, che cazzo le devono mettere a fare? Scusi, eh? No, perché allora c'è un'inquadratura che può sembrare che la prende di mano. Poi ce n'è un'altra dove si vede che la mano è lontanissima, io non ci credo che non abbiano speso neanche 60 secondi quando ne hanno spesi 5 per trovare il tacco di Ken oltre la linea del fuorigioco. Quindi adesso cosa fai? Fai l'amico degli juventini per attirare un nuovo pubblico di ossessionati contro l'Inter. Vatti a vergognare. Imbarazzante. Ho preso l'Apple Watch nuovo. Volevo dire che oggi ho fatto delle storie dove, diciamo, deridevo Manfredi e mi dissociavo da lui dopo questo TikTok, dove lo facevo vedere da Manfredi. Mi vergogno molto, però dicono che parlare dei propri problemi sia terapeutico, quindi c'avevo sto sfizio, me lo sono voluto togliere. Compatitemi, vi voglio bene. L'uomo responsabile dei furti. Stamattina, non avendo visto il video che avete pubblicato, ho fatto anche una rettifica su questa cosa, perché quel fermo immagine me l'avranno mandato in 200 persone ieri. Certo. Quello di, perché la quello gente di col VAR vuole chiarezza. Però in realtà è bastato vedere il video di Elias della Lega, dove c'è l'inquadratura, quella che hanno mandato anche in diretta, si vede che la palla era lontanissima da...
Cioè non aveva senso proprio metterlo negli highlights, no Dan? Perché tanto uno che è così... Cioè, No, devi metterlo perché da qui nasce il gol. Però sì, non è questa inquadratura è stata fatta in un io devo credere al fatto che, ripeto, per trovare il tacco di Ken hanno visto qualsiasi inquadratura possibile, e che invece qua subito appena l'ho visto non c'è niente, non si sono posti nessuno. È lontana, c'è nessun tipo di discussione. Quindi la prima che hanno beccato qui è questa, guarda non caso. Devi neanche farti ma anche per la, cioè comunque per la tua intelligenza mi sembra eccessivo. Io non l'ho fatto, per il video di Manfred, l'ho fatto perché ieri me l'hanno mandato in 800. Addirittura, cioè, quindi ci sono almeno 800 Manfredi 800 certificati. Però almeno fai una cinquantina tra tutti, me li avranno mandati. Qual è il pubblico che si lamenta di più di queste cose qua, secondo te? Questo credo che sia stato più, guardando poi i profili tanto su Twitter, secondo me più pubblico tifosi Juventus in questo specifico episodio, più che il Milan magari, però probabilmente per quello che è successo. Non lo so, salutiamo gli amici. Buongiorno Ciscione, il bel paese. Buongiorno. Buongiorno, avvocato. Volevo sottolineare come ci sono, io di questa immagine qua ne ho avuto cognizione perché ci sono state due persone, uno è Manfredi e l'altra, indovinate voi chi è stato a metterla. Manfredi, sei arrivato a quel livello là, incredibile. Chi è stato? Chi è? Chi è secondo voi? Nico News? No, è quello che vive in Siberia. Portate rispetto a un uomo che ieri è stato derubato e non l'ha mandata a dire al sistema calcio, il re della Siberia, il siberiano. Buon pomeriggio, ragazzi. E poi tra l'altro il Pusi Pusi, ho detto nelle stories che è stato un errore perché l'inquadratura era sbagliata, ne ha presa di mano. Lei, come ha visto lo spazio, si era subito lanciato. Me l'ho lasciata a fiondo. Ma la scrive male, no? I tonni abboccano subito, che te pensi? Vabbè, ma detto da una squadra di ladri come voi è scandaloso. No, infatti adesso ne parliamo, ieri le storie, quello che è successo oggi all'Olimpico è qualcosa di imbarazzante, una rapina a mano armata, vergognoso. Corre il brasiliano, ma non è l'unico a farlo. Faccio entrare anche gli amici della Fiorentina. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Saluto Augusto che sta mangiando, beato lui. Non è una Fiorentina, però è una rista di maiale. Non confondiamo la Fiorentina. No, nessuno lo vuole mettere. Ecco. Ti vedo bello pimpante e sereno. Vai, Augusto, vai. No, io sono d'accordo sul fatto che la Fiorentina è stata derubata. Però no dalla Lazio. Stata derubata dallo Spezia e dal River Plate. Mi hanno fregato ben sordi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Giorno triste oggi per i fiorentini. Avete spiegato, buonasera a tutti. Qual è Camo rubato? Scusate, che cosa abbiamo rubato? Abbiamo invitato Denis apposta, che tra l'altro ha poco tempo, quindi prima... Dai Stefano, possiamo dirlo con molta sincerità. Il rigore per la Lazio c'è, purtroppo è netto lì, non è la che vuoi. Secondo me, parte allora che vuoi. Calma, stai sereno, stai tranquillo, rilassati. Scusami. Allora, che cosa vuoi? Perché è romano questo, non era perché offensivo. No, non è romano il problema, però nel senso. Me lavo occhiali così ci vedo. Secondo me, Stefano, c'è un rigore per la Fiorentina alla fine del primo tempo. Qual era? Quello faccio sui questo rigore. Oh. Bella sui gol, per me questo è rigore, ragazzi. Quale? Questo non è rigore, ragazzi. Cioè, se uno corre lì. Come se pompano subito fino a ieri. Però questo è rigore, ragazzi. Lì qui ci sono due falli. Qui ci sono due falli. Da toccato, ragazzi. Questo, ma se io blocco, dove? Se io fermo uno che quello sta casca da solo, un attimo, quello Stefano, casca da solo oggi è Halloween, quello si è buttato. Un attimo. Se io uno sta correndo, io gli metto la mano sulla spalla per toglierlo. Per me questo è fallo. Poi possiamo parlare. Ma mica l'ha paccato. Scusate, ma quello mica l'ha paccato. Faccio il pull. Fai te. Per me quello è rigore, ragazzi.
ti guardo solo per te perché ha perso. Con me Stefano caschi malissimo. Guarda, cioè, mi stanno a tremare tutti gli occhiali, scusa, mi levo. Mi sono cascati, scusami. Ma qual è rigore? Hai perso? Ci devi sta. Basta, che hai perso? Che rubato. Magari presa la voce. No, ripresa la voce male, però. Magari presa la voce, ha ripreso. Ma non sai, io. Ma non mi ha parlato, ha sempre barbettato, mo parli. Mo parla, visto? C'è bisogno di chiacchierare. Io senza occhiali o con occhiali parlo sempre, Sarvo, non c'è problema di cose. Ma io penso, uno, che ti devi barbetto. Rilassare. Io barbetto finché... Due, io ti faccio una domanda, ma tu devi essere onesto. Vai. A parti inverse, avresti detto che era rigore, avresti detto no, è caduto. È tanto che da rigore che ti danno? Che tu ci batti le mani, sta dato, è inutile così. Che te danno il rigore, vanno dato? No, come che facciamo parlare tennis? Cambia la partita. Allora, cambia la partita. Non parlate voi che state sempre a piangere. I romanisti parlassero. No, non può parlare perché se tu parli, stai sempre a piangere con Mourinho. Quindi è inutile. Dico una cosa e chiudo. Io non amo i tifosi votate, della Fiorentina, Fiorentina, no? Ma questa è l'ennesima conferma che tanto avanti non ti fanno andare, perché la Fiorentina ieri ha giocato per pareggiarla o vincerla la partita. Quindi questa è proprio rosicato. La partita è stata un attimo, Dennis. Posso sapere da Siberiano Dennis. Quando si gioca una partita per perderla? Per favore, per favore, Dennis, ci aiuti lei. Intanto voi ragazzi votate al pool. Ok, no, allora il pool in realtà sta un po' dicendo quello che in realtà penso che pensiamo tutti, nel senso che siamo a 50-50, nel senso che anche dal video che hai fatto vedere all'inizio c'è la mano di Conè sulla spalla del giocatore della Lazio e si toccano lo scarpino, e poi nella seconda parte è il contrario, il giocatore della Lazio appoggia una mano sulla spalla di Conè, quando già Conè, i due stanno già un po' perdendo l'equilibrio entrambi. Siamo in quella situazione che se ti danno un rigore lo devi prendere, perché comunque c'è un giocatore che fa quel movimento con il braccio. Però se vediamo proprio anche nel video che hai messo, Pancio, all'inizio è al contrario. All'inizio c'è il giocatore della Lazio che cerca di, del giocatore della, cioè Iconè che cerca all'inizio di c'è il contatto con le sulle gambe, Dennis. Sì, cioè, no, esatto. Iconè cade, guarda qui, Iconè cade, allora, perché c'è un contatto con le gambe. E lo allora, fammi finire. Mentre sta qua... per andare sulla palla, gli mette la mano sulla spalla. Ragazzi, questo qua... è rigore. Cioè, questo è il contatto che tu dici nelle gambe. Qua come inizia, qua come incomincia. Guarda i piedi, guarda i piedi. Ma il braccio, tu c'è l'amico tuo. Il braccio, dove sta? Allora, dove sta il braccio? Dove sta il braccio del ragazzo di colore? Di Conè, dove ce l'ha? Iconè doveva giocare in 10. Oh, ma parli te che dovevi giocare in 10 ieri? Iconè è doppia espulsione, da essere buttato fuori. Piangi. Ma tu vedi il calcio di rigore? Scusami, puoi vedere il calcio di rigore? Ok, tu c'è stata un'espulsione. C'era un'espulsione di Conè, doppio giallo, non data. E tu parli di un calcio di rigore? Cioè, tu parli di un calcio di rigore, Iconè deve essere buttato fuori. E di precisione, ma dove? Ma dove? Fate tanti benvenisti. Iconè, doppio giallo, e l'arbitro l'ha salvato. Calcio di punizione al secondo tempo. Ho messo a sbagliare, Pancio. Dimmi se sbaglio. Vedete tutte le cose, però. Ma no, a parte che quel rigore è alla fine del primo tempo, cambia la partita. E nelle condizioni in cui ieri due gol. Ah no, ieri in 10 non cambiava la partita. Stavamo 0-0, eh. 0-0, Iconè, doppia espulsione. Un attimo. Prima quello, però. Allora, un attimo. Allora, mi chiedo un secondo, così sentiamo tutti. Dennis, ti dico solo la mia. Chiudiamo anche la polemica, non c'era nessun secondo giallo per Iconè, perché il fallo l'ha Stefano, guarda che il Lambrusco è buono, ma è buono la sera, stasera che è Halloween, non a pranzo. No, per favore, ognuno beve quello che vuole. C'è la ciccione. Siamo più o meno al 56-58, anche lì Conè mette la poggia la mano sulla spalla del Lazio che va in terra. Non c'è però una spa, cioè nel senso non è che è lanciato a rete. Il giocatore come non è lanciato a rete, Dennis? Sto parlando di un altro episodio. Se devi fare polemica, almeno ascolta quello che sto dicendo. Ti sto giustificando sul secondo giallo mancato. Okay. Quindi non è lanciato a rete il giocatore della Lazio. Quindi ci sono 5 giocatori della Fiorentina a difesa schierata, quindi non è secondo giallo, siccome è al 58esimo. Questo per Stefano. No, quindi, Dennis, se siete qua oggi a fare polemiche.
ti dico, l'unico dubbio mi sembra il rigore, quello chiesto dalla Fiorentina. Sì, quello ti dico, c'è Ciccione che aveva una domanda, forse. Io ieri l'ho visto e ho detto no, che cazzo è questo? Poi rivedendolo io noto che proprio nel secondo contatto, quando noi mettiamo l'attenzione sulla mano, in realtà lui va sulle gambe. Smettete di parlare, quello, i piedi si toccano. Secondo me, guarda, piedi sì. Guarda il secondo, guarda qua. Questo, ecco, guarda, lui va sulla gamba sua. E questo è il fallo, secondo no, me. No, ma poi ragazzi, adesso... quando tu sei sbilanciato e tu gli vai col braccio lì, quel braccio lì che lui gli mette sulla spalla, è proprio per dire cadi. Punto. Sì, ma infatti questo fallo, se te lo fischiano... Io credo sia molto più rigore che no. Infatti io sto dicendo che questo qua è un intervento negligente, se te lo fischiano lo prendi e non c'è nessuno scandalo averlo dato. Sì. Però non è, secondo me, è difficile che sia un episodio da VAR questo. No, su quello sono okay, d'accordo. Su questo, il punto è questo qua. Poi, come ha detto Flavio, i due tocchi di mano, il gol annullato e il rigore, invece sono... abbastanza chiari. C'è chi dice erano già cadute entrambi, che è un po', diciamo, che forse chi vuol difendere la Lazio ci sta come ragionamento. Prego, Augu. Ma io volevo sapere, ma se ci fosse stato un rigore, la Fiorentina c'ha uno come Immobile che lo segna, o c'ha quei due catenacci che hanno presentato là davanti pagati 30 milioni che stanno là a fare le figure, perché se lo tirano quelli è meglio che non te lo danno rigore, quelli la porta Augusto, manco con le mani la Augusto, piano, eh. Il rigorista della Fiorentina è Nico Gonzalez, titolare nell'Argentina, campione del mondo. Vabbè, non è che mi fai tanto paura, un rigore, l'ultima volta che ha sbagliato il rigore, ma non faccia scarpetta, almeno scusi, è anche maleducazione, no, già scarpetta. Sta mangiando come no. La scarpetta, ma quanto mai la scarpetta è maleducazione? Vabbè, ma si studi il Galateo, c'è maleducato. Succede pure le dita. Gabriele, perdonatemi. Pure le dita, Augusto. Gabriele, no, Manze, prego. Io ho ascoltato attentamente quello che dicevano e vi dico la verità. Allora, l'episodio... Guarda, non parlo da tifoso, non sto parlando da tifoso. Beh, insomma, vestito no, così... Non sei il tipo. Però, se vai a vedere il rigore, diciamo, sui Coné, è l'episodio che... fai sbagli come la metti sbagli. Cioè è un 50-50, perché se dava il rigore alla Fiorentina, grande maturazione qua di Gabriele, signori, era giusto, perché sposo la tesi di Flavio a pieno. Però poi mi ha fatto vedere Dennis e Dori arbitrali che effettivamente c'è anche una mano prima dell'accaduto. Quindi diciamo è un episodio che quella la sbaglia. Ma non c'è l'immagine della mano di Coné, Manfred? Cioè, si vede, eh? Come la mano di Coné? Sì, vedi il braccio di Coné sulla spalla. C'è, ma Manfredi l'ha oscurata, come con l'Inter. È come con l'Inter. Manfredi l'ha oscurata. No, ma io questa qua si vede. Io sono convinto con voi, cioè... Da qua, ecco, però scusatemi, da qua si vede che in realtà l'altra inquadratura sembrava che lo scarpino del giocatore della Lazio fosse su Iconè. Da qua invece si vede. Non è questa l'inquadratura, quella davanti, quando fanno vedere davanti. Ma è questa. Guarda il braccio. No, ragazzi, guarda. Il braccio sta sul collo, eh. Guarda la gamba destra di Rovella dove va. Non va sulla palla. Guarda qua. Sì, ma se girate l'immagine, il braccio di Coné dov'ha? Cioè, non è che il braccio di Coné sono messo in tasca, allora. Secondo me ha spinto niente, lui da dietro. Ma poi andiamo a vedere la non è questo, è questo il contatto. Ma perdonami, non è questo. Ma se quello prima, se quello prima è stato tollerato, perché il secondo contatto non deve essere tollerato? Perché il secondo fa contro gamba, lo manda a terra. Che cazzo c'entra? Che quello fa braccio contro collo. Potete rimettere l'immagine, per favore? Potete rimettere l'immagine. Ma voi dovete giocare a danza classica, dovete giocare. Quando c'è lì, ecco, quando c'è sta questa immagine qua, guardate Rovella dove sta, davanti, quindi lui che spinge dietro a Rovella, quindi Rovella viene sbilanciato per prima. Ma e quello è normale sulla della... palla, io... Stefano, sulla palla ci arriva prima Iconè. No, c'è Iconè. Non c'è la prima Iconè. Guardate, tornate indietro. Ma pure se la palla ce l'ha Iconè, che non è vero però, Iconè mette un braccio dietro la spalla di Rovella e l'arbitro non fischia. Un secondo dopo accade il contrario e secondo la vostra mente l'arbitro doveva fischiare. Perché non fischia il primo?
perché non fischia manco il secondo, ragazzi? Esatto, perché non fischia manco il secondo? Qui perché gli mette la mano sulla spalla quando stanno sulla palla, ragazzi? Perché sta davanti Roella. Non lo so perché, perché c'ha le tasche nei pantaloncini, ecco perché. Perché va, non tira la comunque mano. Comunque a fine a fine fallo va a Lazio, dai, fallo va a Lazio. No. Fallo va a Lazio. Comunque qua quello che ha detto è così, ma la cosa bella è che uno ruba, ma vince in cazzo. Voi vincete in cazzo e rubate. Che rubate a fare? Cosa rubate per a fare? Per fate sta così. Esatto. Ma questo è meglio della vittoria, Io sono una favola, Io sono una favola. Ma te vedo, te vedo. Questo è... Pancio, vogliamo parlare della roba più bella della partita di ieri? Allora, cioè, se abbiamo finito la parte arbitrale, saluto, scusa, che saluto Dennis, che so che doveva andare a lavorare, se abbiamo finito gli episodi. Sì, l'unico episodio, sì, che penso che nessun difensore possa fare quell'intervento che ha fatto Milenkovic al 94esimo, non puoi difendere in quel modo. Cioè, in quel modo, anche se la palla l'avessero toccata prima, deviata, distanza ravvicinata, palla in attesa, tutte le eccezioni, se tocca la mano con la mano in quel modo è sempre calcio di rigore. Perché non puoi andare con la mano sinistra aperta verso l'avversario. Manfredi ieri sera ha detto di no, ricordiamolo. No, detto non, di no, non ieri avevo sera. Un'immagine no, chiara che sul punto di contatto probabilmente il dubbio poteva essere. Sì, non c'è un'immagine non sulla chiara. Fallosità del tocco di mano, perché in quel modo è sempre falloso al 100%. Lì non c'è la discussione del pallone inatteso o altre cose. Guarda qua la mano. Ragazzi, se questo non è rigore. Ma anche a me questa. Vabbè, grazie Dennis intanto. Ciao. Ciao Dan. Ciao ciao. Ciao. Pesante, pesante. Queste comunque sono le statistiche di ieri, ragazzi. Questa è la partita, ragazzi. Adesso vi faccio vedere anche la classifica. Chiaro che ci stiamo avvicinando al derby, signori, non so, Siberiano, se hai qualcosa da dire in merito. No, io spero che spero che ci arriviamo con i giocatori che ci potevamo arrivare. Spero che mazza come piagni, oh. Sempre, ma come allenatore ti sei mascherato da allenatore, ti sei mascherato come Mourinho che piagne come un assassino, piagne, è disperato. Non vinci, ma di che ma chi ruba? Ma perché te che ha vinto, giusto? Metri, ma che te lo dico, dai. Fuori gioco. Ma da chi? Fuori gioco di chi? Ma da chi fuori gioco? Ma da chi? Ma perché con il Pezzi ha dato una partita vinta fuori gioco di 3 metri, Cervi? Ma di che cazzo stai a parlare? Ma sta a parlare della partita quando c'avevi i capelli, sta a parlare, amico mio. Sta a parlare quando c'avevi i capelli lunghi. Ma che 3 metri? Mi hanno regalato più rigori a voi. Oggi, fino a ieri, in do cazzo, sai, stavi tutto. Ho strillato, mo ho presa tutta per te, ho presa. Lo sai, ma tanta voce da rimetti dentro al bucio del culo, non dove vai? Per favore. C'è una squadra che un anno rubò un calcio di rigore vergognoso e piò 3 pere e perse. Indovinate qual è? Posso dire un'altra cosa io? Cioè voi quando rubate riuscite a perdere pure quando rubate. Pensa quanto siete scemi. Tu adesso mi devi mandare una lista di episodi a favore della Lazio e a favore della Roma. Me la mandi? Per favore. Io mi ricordo solo. Ma quando c'è guarda, ma c'è sabato il derby, ragazzi. Ce l'hai la lista? Episodi a favore della Roma. Degli episodi. Io ho tipo il calendario Mariano. Mamma mia. Adesso fino al 2025. Mamma mia. Vabbè, signori, dai. Vogliamo far vincere veramente. Dai. Lasciate passare. Tra l'altro mi dicono Vlahovic non segna da tanto. Mi dicono che ci sono possibilità che Vlahovic non giochi. Perché? Che seduto. Allegri su queste robe non è nuovo. Vlahovic a Firenze non lo schiera. E sarà la prima volta di Chiesa contro la Fiorentina a Firenze. Non è mai vabbè, venuto. Uno l'altro, dai. Non so cosa preferisco. Stefano entra e cioè esce e rientra. Lasciamo passare. Io spero che giochi Vlahovic. No, io no, Gabri, io no. Questa mi dà di clip. Come ma... lei spera che giochi Vlahovic? Io,
Io allora, se Flavio ha detto che spera che non gioca Vlahovic, sono d'accordo con Gabriele, speriamo che gioca Vlahovic. Ma scusami, ma il derby è questa fine settimana? No, il derby è l'altro. Prossimo. No, siamo già. Oh, ma ti avevamo detto 10 volte. Ho capito, ma no, fatene una lavagnetta. Ma io mi ricordo solo delle robe che mi interessano. Scusami, ma l'hai chiesto ieri sera, l'hai chiesto? Ho capito. Porca mignotta, non è che ogni puntata lo richiedi? Andre, ma hai saputo della scena più bella della partita di ieri? Qual è una delle tante? No. L'aquila della Lazio che è andata nel curva. Ah no, quella ce l'hanno mandata al bot, ma è successo qualcosa dopo, no? No, hanno aperto il settore e sulla sala di a prendere perché si è appollaiata nella curvatura della Roma, praticamente. Sì, è rincoglionita come loro. Doveva fare un bisogno, ha trovato terreno fertile. Tra poco, ragazzi, in diretta alle ore 15:30, Ortelli rasato a zero. È vero? Manca... Sì, no, è vero una cazzata. No, Romero, c'ero con Romero, ha preso anche il biglietto. No. Mi ha fatto non è che c'è Romero, c'è il barbiere di Siviglia. ha preso l'aereo apposta, ragazzi. Ho capito. No. Penso che ne abbia parlato anche Ortelli oggi. Voi ragazzi sul pallone d'oro. Capirà. Voi sul pallone d'oro che siete contenti di com'è andata? Frega un cazzo. Io sono, per me è giusto che abbia vinto Messi perché è stato il giocatore migliore dello scorso anno. Dicono si stia già tagliando forse un attimo. Abbiamo perso 2 minuti della vita nostra a sentire sto scemo. C'è una notizia che, però. Un attimo che lo chiamo per avere aggiornamenti sull'orario. C'è una notizia, Prego. Stretto giro, potremmo annunciare un acquisto. Azzo! E chi è Cicciona? Sto cazzo, stretto giro, quando lo concludiamo. E chi è? Stavo facendo mente locale di con chi... Ma è una scelta del presidente o un VIP? VIP. Ah, un VIP? VIP. Ma ho visto che c'è stato un mezzo annuncio, comunque, tra l'altro, da parte di un tronista, fondamentalmente. Sì. Sì. Christian. Ma com'è, forte? Beh, Christian era molto molto bravo. No. Vediamo. Noi siamo una squadra in continua evoluzione. Non ci fermiamo. Oggi sono a Roma e ho chiuso quasi una trattativa e adesso la chiuderò forse per un altro innesto dirigenziale. Vabbè, ma che cazzo c'è sì, perché... No, abbiamo pensato che siamo pochi in panchina. Quindi no, diciamo che siamo scarsi in panchina. VIP si intende anche ex calciatori, non influencer, no? No, il contrario. Influencer. Aspetta che c'è Ortelli, datemi un attimo. Attenzione Ortelli, si sta per rasare a zero. Ortelli. 25 minuti e ci siamo, ci siete voi due? Sì, Ma c'è il rasoio, chi è se c'è il rasoio? C'è il rasoio? Facci sentire tutto, il rumore, vogliamo sentire tutto. Il rumore. Io ti do l'esclusiva per il primo taglio, poi la voce non la faccio completellare. No, la deve fare completa. No, cazzo dici? No, la boccia, pelato in diretta. No, vabbè, tanto quando viene poi... Ma ci vogliono 5-6 minuti a fare la boccia. Beh, allora, io ti dico la verità, se facesse anche solo la striscia in mezzo potrebbe bastare a me. No. Ortelli da io ti do l'esclusiva, come se fosse... Io la striscia, se la voglio orizzontale, da qua a qua. Siamo veramente nell'infinito, Ma Flavio, lavoreresti su Passione Fiorentina un'esclusiva del genere? Guarda, non so se Ortelli me la può dare, visto che oggi a OCV dà solo un taglietto. Quindi non so se Passione Fiorentina sarà in grado. Boccia, se no. No, se non viene più, E noi siamo qua a pettinare i bamboli. Quello è nato fino a dove abita. Tra l'altro si doveva rasare molto prima, era sul Ortelli Mondiale. Ortelli di Como, è Edo di Roma. Quella. Edo ieri era Roma, sul lago di Como. Io non so chi ha preso l'aereo, ma Edo ieri era stamattina, Edo credo. Ah,
C'è una statistica pesante, ragazzi, a proposito di derby. Strano. Ma chi l'ha fatta questa, ragazzi? Dai. Questa mi sembra questa un po' passe fagioli. Ma cos'è? Ma i mezzi numeri cosa sono? Ma Natale, non lo so. Che vuol dire a metà? A metà è che so tre, coglione, so 2-4, no, a metà è 3. Imbecille, non è che ci vuoi Einstein a leggere una graduatoria, porca miglia. Comunque io non intendevo questi, cioè, la gente sta fuori di testa comunque. Cioè? Io intendevo episodi a favore proprio nella Serie A, tra Roma e Lazio, non nei derby. No, questo è Roma e Lazio, tra Roma e Lazio, questo è di quest'anno. In Serie A? Sì, sì, quella fate purtroppo. Ma sì, sta Serie B, sa che saremo contenti. Quindi la Roma è più aiutata dalla Lazio. Dicono stagione 22-23, dati aggiornati alla 28esima giornata. No, è dell'anno scorso. Dell'anno scorso. Ma pure quest'anno paia, eh. Già domenica. Come fai? Questo si lamenta. Anzio, ma sono dati Istat. Questa statistica è fallimentare. Perché? Ma poi scusa, ma perché un rigore a favore, perdonatemi, un rigore a favore non è per forza un episodio favorevole. Se è netto, esattamente, non esattamente. È cioè, questo grafico non vuol dire nulla. Cioè, gli episodi sono quelli sbagliati. Chi è che ha mannato sta statistica? Oh. Uno si chiama Ale. Ale. Fate professore, questo è una svegliata, una spampinata. Guarda che già uno ci ha avuto domenica, però il Circont si è scordato l'espulsione di Paredes. De che cosa? L'espulsione di Paredes si è scordata l'espulsione di Paredes. Espulsione di Paredes che era già ammonito, che fa fallo su Thuram lanciato in area di rigore. Te lo sei dimenticato? Ma tu che televisore Circont. Oh, ma te davvero vivi su Marte? Oh, te c'hai vinta la partita, ma l'espulsione di Paredes a Roma. La Roma avrebbe perso a prescindere, ma la Roma è stata imbarazzata. Ma no, la Roma perde sempre, perché guarda chi c'è sta che è della Roma. Tu ci prendi, tu ci vinci le partite con gli episodi. La Roma è stata imbarazzata, non poteva farlo. Ma guarda che tu c'hai vinta la partita con Monza, perché se non segni manco con le mani la perdi la partita con Monza, 10 contro 11. Vabbè, dai. Vabbè, vai. De Cormonza l'ha fatto manco un tiro in porta. A proposito di Roma, l'allenatore della Roma YouTuber League, il nostro e il vostro caro Dexter. Buonasera. Un saluto a tutti presenti, un saluto a tutta la chat. Buonasera Dexter, tra l'altro so che ieri sera era a vedere la Lazio, scandalo, sì. Secondo lei sul rigore di Coné o no? Ma io non ho rivisto l'episodio, dallo stadio pareva mano netta, come? Non ho rivisto l'episodio quindi non posso parlare, dallo Bravo. Stadio pareva mano netta. Cioè, ho detto com'è che è normale lui? No, però sta parlando due robe diverse, Pancio gli ha chiesto di Coné e lui ha risposto su Milenkovic. Posso fare una domanda? Perché quello manco se lo ricorda. Prego. Come sei fatti fa Roma a navedà la Lazio? Cioè, una curiosità. No, ero a lavorare con lo sponsor della Lazio. Lavora, lui lavora. Facciamo lavorare anche quelli con la Roma. Sponsor della Lazio. Sì, siamo, no, con il lavoro che facciamo beneficenza. Scusate, intanto, mentre voi... Se vuoi ti troviamo un posto di lavoro anche a te, che cosa sai fare, dimmi. Che io mi metto le palle in bocca se mi trovate il posto. Che sai fare? Pizze? Allora, per favore, oh, per favore, per favore. Che sai fare? I supplì? Che sai fare? Per favore, per favore. Vogliamo dire che la Lazio è l'unica squadra in Serie A che non dà da mangiare ai giornalisti. Tutte le squadre danno primo, secondo, e questa è positiva come cosa. Ma veramente? Ma veramente? Sì. Beh, certo. Cioè, Flavio, racconta un attimo, scusa. No, ragazzi, andare... Allora, io giro tutti gli stati di Serie A, tutti quanti ti danno chi il buffet, chi il primo, chi ti danno da mangiare, ma posso dire chi meglio, chi peggio, ma tutti ti danno un pasto dignitoso, un pezzo di torta, frutta. La Lazio ti dà solo una bottiglietta d'acqua. Finito. Ma... Però posso dire a Flavio... che qualora ci dovesse essere un Lazio-Fiorentina di Champions League si leccherebbe. Signori, perché io voglio farvi notare una cosa. Mentre voi state qui a scannarvi, nel gruppo Telegram della Fucina c'è una lite pesante tra Vitale e Roma Club Bari. No! È la lite che sognavamo. Sì, c'è un messaggio di Vitale che dice: a me della tua lista frega meno di zero.
Poi il resto ve lo andate a vedere. Eccolo qua. Beh, ma chiamiamoli live. Ma secondo me Roma arriverà, non vi preoccupate. Ma ce l'ha un numero Roma Club Bari? Ce l'ha un nome Roma Club Bari? Come si chiama? No. No, Roma Club Bari si chiama, appunto. Ah, si chiama... Ah, sulla carta d'identità c'è sta Roma Club Bari, non è così. Comunque vanno avanti, eh. Molto bella, molto bella. Punto esclamativo Fucina, per iscrivervi. Non so ragazzi, intanto se staranno vedendo la live, se volete entrare c'hanno il link. Allora, ma... allora dobbiamo andare su Roma-Milan, anzi Milan-Roma. Quindi si passa ad un altro furto. Cazzo! Io non l'ho ancora vista, c'è stato anche lì un furto? Porca la puttana ragazzi. Ah. Mi sa che devo salutare Gabriele che andava di fretta. Ti ringrazio Manfred, saluto tutti, saluto te Manfred. Ti aspetto ciao, per Juve Fiorentina. Ciao, ciao Gabriele. Comunque un'evoluzione ciao, pazzesca. Ciao Gabri, un complimenti. Buon a tutti. Ciao, ciao. Speriamo che ce la Vlahovic. Sempre. Ieri ragazzi, Gattomiro. Augusto mi ha salvato. Perché? Che ha fatto? Sulla formazione. Ah, vabbè. Vabbè, no, ce la racconti. La Roma non so che non vince praticamente mai, no? Come Dexter. Diciamo ricalca la realtà. Nella Youtuber League. Dexter. Sì, eccoci qua. E dall'altra parte il Milan che aveva vinto la Summer Cup con Ragnar, mega... Diciamo... Sì, sì, che aveva pure segnato, ha fatto protagonista. Pazzeschi, tra l'altro. Ma questo non viene da noi, questo. E adesso arriva lo zoccolo. Con il numero 17, vale. Ma ragazzi, ma guardate che lo zoccolo è forte, forte, forte. Assente la Summer Cup, torna. Ma come Bise? Ma è quello, Matte Bise. Sì, sì, sì. Sì. Tra l'altro aveva fatto il primo gol lui del Milan alla Youtuber League, il gol storico. Il rosso. Che tipo? Ma com'è? Ma che fa questo? La grande novità del Milan oggi fa le sue chi è questo? Era lui il capitano con la numero uno streamer. Vabbè, ok, comunque andiamo a vedere la partita. Fa vedere a Roma la presentazione. Guarda che bello qua, zoccolo duro. Ah, ma è 7 contro 7 adesso, ma non è 7, ragazzi. Rapunzel, io pensavo Mazzei, che fosse a 5, boss. Ma il campo è a 5 però. No, la Summer Cup è a 5, poi a 7. Ah, ok. Ma okay, non so un cazzo, non so niente. Faccio entrare anche lo storico capitano del Milan. Ciao Harry. Ragazzi. Buonasera Harry. Buonasera, tutto bene. Grande Harry. Harry, ma tra l'altro tu fai anche delle robe di vestiti che ogni tanto le vedo, super fighe tra l'altro, eh? Guarda qua, che lavora sempre. Cioè... Anzi Harry, se mi vuoi mandare qualcosa io te lo scrocco. Harry, ma raccontacelo un attimo, cioè che fai tu? Tu hai iniziato come sul calcio, diciamo, però adesso ti stai un po' più spostando sulla moda? Sì, no, porto avanti sempre calcio, però mi sto spostando anche in questo ambito dello streetwear, del fashion, che è sempre stato... un campo che mi piace e quindi ho creato una roba, un brand mio, sono assieme a altri due miei amici e sta andando bene. Complimenti, complimenti. Chiedo al moderatore di spammare il link di Lazza, raga. Io sì, visto, però attenzione, però si chiama Harry, è del Milan, non è lui qui che deve stare, cioè o cambia nome o non è questo il programma giusto. Per favore Ciccione. Dai, perché ragazzi, è perché noi abbiamo già questo un Harry che è del Milan, che non può essere confuso. Cioè, per favore, scusa. Per favore. Allora, con tutto il rispetto per lui, Faccia entrare. Ragazzi, ma Catucci. Catucci. Vai a fanculo, porca miseria. Taci un attimo. Buonasera a Federico Marconi. Ciao, Fede. Buonasera. Ragazzi, ciao. Tutto bene? Ciao, Fede. Buonasera, buonasera. Tutto bene? Lei come sta? Bene, 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 in forma, la grande, sempre al lavoro, però insomma sono belle ore, post video, polemiche, commenti, insomma tutto nella norma. Allora, Fabio parlava di rapina, che è successo? No, è stata una rapina, io ero qui per ammettere che è stata una rapina. Chi è che parlava di rapina?
Io Fede. Sì, Flavio, dai, almeno tu. Cioè, nel senso, capisco il Milan, almeno tu. No, è stata una partita sicuramente in cui, come tutte, ci sono delle polemiche, soprattutto da parte di chi non vince la partita, ma non perché voglia piangere, ma perché poi è ovvio che arbitrino che fa sempre il massimo, essendo da solo ed essendo la YouTuber League non in Serie A, è portato a commettere degli errori. È ovvio che poi gli errori siano sempre da una parte e dall'altra. In questo caso abbiamo rivisto anche ieri sera in live un po' la moviola, e ci sono delle situazioni che ovviamente hanno penalizzato il Milan. Diciamo che Harry nel post partita ci è andato molto duro, quindi andrei da lui, perché insomma è lui che deve dare delle spiegazioni se ha voglia. Ma vediamo le azioni incriminate, se ci sono. Diteci il minuto che andiamo a vedere. Cioè sul rosso di Zoccolo, sul secondo fallo. Ok, ditemi il minuto, cioè più o meno primo tempo. Guarda. Allora, siamo sull'1-0 per il Milan, più o meno minuto 13 o 17, no, 13, vediamo un po'. Cioè 13 del primo tempo? No, minuto 13 della partita, non okay, del video. Ok, chiaro. Okay. Secondo me allora siamo qua. Più o meno forse no, era già stato espulso. Steve cercato ancora no, una volta. Aspetta. No, qua ancora no. Lui il boss, qua. Samuel, con il dribbling, ancora Samuel, toccato dal boss del freestyle. Fallo chiede scusa al numero 30. Cancellino però giallo. Beh, questo è per lui. Sì, qui era già stato ammonito Zoccolo. Primo giallo già l'aveva preso. Il rosso questa volta sulla barriera, poi Mazzei contro Zoccolo. Ecco, mi sa che è proprio questo l'episodio. Lascia passare Sergio Cruz. No, qui già era ammonito. E poi più avanti c'è la situazione in cui prende il secondo giallo. Il discorso è che molte proteste del Milan sono sul primo giallo, in particolare dal quindi era prima di qua, Fede? Primo giallo, sì, è leggermente prima, c'è proprio un frame in cui... Ma è sull'1-0 sempre, Sull'1-0, sì. Allora, dopo del numero 10 rosso-nero, che va a esultare con la sua squadra, arriva anche il mister. Abbiamo preso il biglietto oggi! Abbiamo scommesso su Samuel che segna! Questo è un biglietto preso, signore! Lazza! L'ha nascosta, si afferra Valerio Mazzei. Steve! Su lui Marconi. Avanza Steve. Dovrebbe essere dopo questa rimessa. Cioè su questa rimessa è il primo giallo. Non me ne frega niente. Mi rifiassela l'arbitro, che così ne dico 4 sulla punizione. E questa vediamo. Arriva anche il primo cartellino della partita. Non mi sembra scandaloso, Lazza. Cioè, magari generoso. Sì, ma bro, ma dopo 3 minuti che stai giocando una YouTuber League con YouTube 9:47, Harry. 9:47 sul cronometro. No. 9:40. Attenzione perché abbiamo dopo 10 minuti l'autore del fallo. Eccolo. Buonasera a tutti. Buongiorno a tutti. Parto subito, dì qualcosa. Primo giallo. No, allora, parto subito diretto. Diciamo che al regolamento non è scandaloso, c'ha ragione quello che ha detto Manfredi, non è scandaloso. Manfredi fluido, vero? Il problema è che devi tenere lo stesso metro di giudizio per tutta la partita, perché se mi dai quel giallo a me, poi ne devi dare altri 7-8 alla Roma. Tra l'altro già prima c'era un rigore che ci ha tolto, ce ne ha tolti due in questa partita di rigori, un rigore che ci ha tolto con un giocatore che sta luce vino. Speravo in uno scontro. Non mi posso scontrare, sono d'accordo. Guarda, ma che non stessa squadra, dovevi mettere metterlo con arbitrino insieme. Era lo scontro. Dov'è arbitrino? Comunque è sempre colpa d'arbitrino, fondamentalmente. Arbitrino oggi non poteva presenziare. Sì. Raga, io vi saluto, che tardi qua. Ciao, grazie Siberiano. Per la Roma pensaci Marconi, Siberiano, te lo dico che... Iniziamo. Vabbè, ma abiti a Russia. Guarda, Andre, comunque ti correggo, non è sempre colpa di arbitrino, è sempre colpa dell'arbitro. È che oggi il nostro arbitro è arbitrino e quindi è scarso lui. Alla Summer Cup non era lui, ma era scarso quello che c'era. È che l'arbitro è facile da criticare. Quindi, stando da solo, è normale che faccia errori. L'unica cosa che mi dispiace è faccio un assist a porta vuota a Zoccolo, è quando si parla di cattiva fede. Infatti io concordo con te che gli arbitri sbagliano tutti e ci saranno sempre polemiche. Magari non sbagliassero sempre con noi, sarebbe meglio. Ma il problema sai qual è? È che tu giochi col Milan,
se giocassi con più squadre ti accorgeresti che sbagliano per tutti. Cioè, ha sbagliato anche con noi due partite di fila. Non per questo ho detto che quindi c'ha la Roma. Lei dice che in Roma-Milan si tende a favorire la Roma? No, allora, no, io dico che sicuramente ho avuto un atteggiamento io sbagliato, sono stato ingenuo, soprattutto sul secondo, dove tra l'altro io inciampo, non volevo assolutamente far fallo. Quindi sicuramente mi prendo le colpe, anche perché non sono scandalosi i due gialli, fondamentalmente ci possono stare. Dico ma che scusami dubbie, rosso da voi è rosso tutta la partita, uno in meno? No, 10 minuti, ma io non posso più rientrare, però. Okay. Esatto. Le squadre sono fatte abbastanza equilibrate, che se togli un pezzo importante poi devi riassettare tutta la squadra e cambia completamente la partita. Quindi sono equilibrate le squadre? Questo sì, perché si dice a volte sono squilibrate. Tu confermi che sono equilibrate invece? Cerchiamo di farle sempre equilibrate. Ok, no, perfetto. Questo comunque, no, Fede c'ha una bella pazienza. Volevo... Bravo Fede, mamma mia, come rompete il cazzo. Dillo Fede che ti rompono il cazzo. Dillo. No, ma io ho oneri e onori, ho un sogno, cioè vivo un sogno, perché fare la YouTuber League praticamente organizzandola da solo come un torneo tra amici e essere seguiti da così tante persone, per me è bellissimo. Ovvio che ci siano anche delle situazioni scomode nell'organizzazione, ma è normale. No, ma perché secondo me tante volte non ci sono neanche magari tanti creator bravi di alcune squadre, che quella è la roba difficile. Devi cercare di... Noi nasciamo come... Cioè la prima volontà che abbiamo è quella giustamente di far rappresentare ai creator tifosi, in questo caso del Milan e della Roma, la loro squadra. Dopodiché non tutti vanno a formare un equilibrio e quindi rimarrebbero fuori quelli che tifano altre squadre o che non tifano. Cerchi di coinvolgerli, perché la domanda che ci facciamo è: meglio lasciarli fuori dal progetto con tutti i giocatori, perché non chiami questo, perché non chiami quello, o inserirli per dare una mano sempre e portare un equilibrio. In questo caso l'esempio è Sergio Cruz è brasiliano, non tifa Milan, non tifa Roma, non tifa Lazio, non tifa Juventus, però Sergio è in campo con noi per rinforzare noi che avevamo bisogno, e la partita è super equilibrata lo stesso perché il Milan ha più creator bravi. Insomma, cerchiamo sempre di trovare un compromesso portando un bel prodotto per chi lo guarda. Vabbè, dai, Sergio Cruz ha giocato per la Roma con molti dubbi, dai, ha alzato il livello della Roma. Adesso no, Fede, come fatto una carriera che parla per sé, insomma. Come è fatto questo campionato? Come è fatto, in che senso? Struttura? Questo l'ha vinto la Lazio, poi, giusto, l'ultimo? Sì, l'anno scorso ha vinto la Lazio, tra l'altro anche con determinate polemiche, perché la Juve aveva vinto le due finali intermedie. Allora, la struttura comprende due gironi, tre squadre ciascuno. La prima classificata di un girone affronta la prima classificata dell'altro in una finale, che è la finale d'andata in questo caso. Poi quest'anno, a differenza dell'anno scorso, che avevamo gironi nord e sud, risorteggeremo i gironi, quindi cambieranno per la fase di ritorno, ci saranno novità. E stessa cosa, chi arriva prima nel girone affronta la prima dell'altro. Se vincono le due finali due squadre diverse, si affrontano nella finalissima. La differenza con lo scorso anno è che se la stessa squadra, l'anno scorso era stata la Juve, dovesse vincere la finale d'andata e finale di ritorno, avrà già vinto, perché l'anno scorso il regolamento era fatto in quel modo, e quindi per la Juve sì, è un po' il Red Lock della Got League, fondamentalmente la Juve della YouTuber League. Sì, diciamo che i Redlock sono stati fortunati a non dover giocare la finalissima, che ne sai, perché magari poi rischiavano di perderla, perché può succedere. A noi è andata male, tra virgolette, nel senso che la squadra che si era dimostrata più forte ha poi perso in partita secca quella gara che ha fatto discutere. Però, ripeto, il regolamento era quello lì. Ho letto che abbiamo perso di credibilità facendo quella partita. Io dico, perdo di credibilità se non la faccio cambiando in corso d'opera il regolamento. Se è quello, è giusto fare così, insomma. A discapito di qualsiasi squadra la raggiunga la finalissima. Secondo me, in quel caso, comunque detto male, hai aumentato la spettacolarità, perché una che non aveva vinto poteva vincere, quindi comunque Io Fede lo vedo anche da noi, come fai qualcuno è sempre un po' scontento. Prima dicevano in chat, suggerivano un best of della GOT contro un best of della YouTuber League. Vi dico la verità, non c'è Fede. No, non, lo sai cosa? A me fa sempre sorridere che poi ci paragonano. Per me non ha senso. Cioè, io capisco che per chi guarda da fuori possa avere senso, nel senso, voi avete un torneo, noi abbiamo un altro torneo.
ma sono mondi diversi. Tanto per il livello, cioè voi puntate sul competitivo, che è qualcosa che noi non ricerchiamo. Poi c'è da parte di qualcuno, Sergio Cruz per esempio, ma non è quello l'obiettivo, è un'altra cosa totalmente. E quindi per me sono troppo progetti... squilibrata la partita. Ma non sono progetti proprio, cioè abbiamo obiettivi diversi, però secondo me facciamo cose diverse. È divertente per il cioè io ti dico, secondo me è molto figa come roba e tante volte infatti ti colgo l'occasione perché tante volte le paragonano come cioè in realtà il nostro non nemico, però il fatto che esistano nuove realtà su internet con dei giocatori che sono creator, per me io l'ho sentito Fede quando la stavo preparando che gli ho fatto i complimenti perché facendola solo ti rendi conto della complessità di organizzare una roba del genere. Quindi viva il calcio su internet, portate a noi i soldi e non dateli alla Serie A, per favore. No. Qua è internet contro la Serie A. Comunque, che tra l'altro ci sono già Marconi, delle leghe. Marconi è anche nella Serie A, non italiana ma spagnola, quindi gli va bene tutto. Esatto. Dove... Beh, però secondo me un best of della YouTuber League, la squadra, cioè comunque non è che fanno tutti, cioè non è che c'è la gente regole tipo. Però ci sono anche tanti giocatori uguali, ragazzi. No, dovresti fare la regola tipo best of della GOAT senza le scelte del presidente. Contro best of della YouTuber League con magari un ex giocatore e così già la inizia a equilibrare. Si può ragionare. Per me sono veramente due progetti talmente diversi. Calma, che... cuciniamola con calma. Con calma, prendiamoci il tempo, vediamola un attimo. No, no, vedremo, non si sa, è difficile da organizzare. Arbitrino, per forza. Arbitro per forza. Ma l'arbitro, magari l'arbitro lo portiamo noi e favorisce Zoccolo per una volta. Fede, ma la VAR voi come la gestite? Che ti avevo visto che ne parlavi della VAR. Non è facile perché uno da fuori non pensa che cioè è abituato allo standard di DAZN che tante volte viene criticata, ma comunque anche della Lega che penso che siano loro poi in realtà che fanno le immagini nei fatti. Però è già altissimo loro, non è facile tenere quel livello lì. Anche te che lo fai, io l'altro giorno dicevo, anche post prodotto è un casino, raga, perché noi cioè prendiamo per scontato delle robe anche a livello di grafiche che invece c'è un equipe, non un lavoro di una persona, un equipe dietro ogni cazzata che vediamo. Ragazzi, il problema è dare per scontato, infatti. Noi siamo evidentemente sia io che te abbiamo fatto un grande lavoro perché abbiamo viziato il pubblico e quindi adesso si danno per scontate determinate cose. Avere il VAR da noi è una cosa per me infattibile ad oggi, nel senso che lo faresti male. Ci abbiamo provato una partita, il punto qual è che noi siamo lì, abbiamo determinate camere sul secondo giallo a Zoccolo o sul calcio di rigore o su qualsiasi dinamica. Io posso vedere una camera che in quel momento penso sia la migliore e vedo che non è fallo. Poi quando vado a caricare il video che è post prodotto, vedo che da un'altra camera, che è in realtà la migliore ed è oggettivo che lo sia, quello è fallo. Ragazzi, e quindi ho messo le condizioni in arbitro di sbagliare due volte. Fare l'arbitro in presa diretta è un lavoro difficilissimo. Sì, però sai Manfred, il discorso è che se io dico all'arbitro guarda tu e giudica tu è una cosa. Se io dico all'arbitro puoi riguardarla ma occhio che magari stai guardando l'inquadratura sbagliata e fai la figura di merda, lo metto nelle condizioni di sbagliare due volte. Invece io ti dico il nostro esempio, noi cosa facevamo? Noi l'abbiamo provata a mettere e abbiamo provato a fare uno step in più. Cioè la volta scorsa cosa facevamo? Quando facevamo il VAR, tornavamo indietro nel VOD, ok? Quindi sì, facciamo vedere la stessa inquadratura che c'era in live. Invece a sto giro cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato un modo in cui tu frizzi una schermata e nel monitor che aveva la regia che c'ha tutte le inquadrature sceglieva la migliore da mandare al VAR. Mica la gente rompeva i coglioni... No, però rompevano i coglioni perché non gliela mandavi in diretta, che invece non lo puoi fare. No, perché sono abituati a chi lo fa. Da voi, essendo in live, ed essendoci una regia, è più semplice. Io, facendo la post-produzione, non lo so in presa diretta qual è la camera migliore. Lo vedo dopo. E quindi sì, tu che invece stai lì e fai una regia, sai che quell'inquadratura però è più giusta. Live... Ma dietro questa, fammi vedere. Cioè, in live c'ha delle altre criticità, Fede, che comunque tipo certo, che c'hai meno margine d'errore. A su alcune robe assolutamente comunque tante volte è difficile come roba. Complimenti a Fede che da due anni porta avanti un progetto. Tra l'altro Fede, è una roba che io l'altro giorno ho fatto polemica e tu invece non l'hai mai fatta. È incredibile come le pagine attorno al calcio, non so se a te hanno mai parlato della YouTuber League, che è una roba che muove
centinaia di migliaia di visualizzazioni, di numeri, non vedo mai dei post che facciano meta web, non so se avete capito. No? Che cazzo vuol dire? Che noi con OCV Sport... Se me lo traduci comunque, ti rispondo. Che noi con OCV... che vanno a spingere la competizione. In sì, ma modo. Non a spingere, che creano talk about intorno alla competizione. Ah, no, no? Io non li ho mai cercati. Io ho pensato al mio percorso, ho fatto i contenuti e se arriverà la possibilità di collaborare con loro saremo contenti. Però non ho mai chiesto a nessun però, tipo di però testata di... Una o due volte l'hanno citata calciatori brutti, mi sembra. Sì, forse loro sì, e poi ho Beh, visto calciatori che... brutti sono dei grandi. Cioè, sì. Una, ho visto una che delle molti, pagine che si salvano. Molte testate della Lazio, quando ha vinto la Lazio l'anno scorso, hanno fatto articoli, insomma. Vabbè, la Lazio. A livello, quando gli vabbè, a livello non nazionale, quando ma locale. Capita a quelli della Lazio. Quest'anno... No, è vero, comunque se avessimo vinto noi erano tutti pronti a scrivere, però non abbiamo vinto. Vabbè, volevo fare il complottista un attimo. Scusami Fede, no, cambiando leggermente argomento, che quando sei qui non parliamo mai di calcio, ma solo di queste queste iniziative qui. Ma ti volevo si vede che non sono abbastanza competente, secondo me. No, secondo me io ho paura, perché nel ruolo che hai tu non so quanto ti puoi sbilanciare. Volevo no, chiederti... tu mi fai domande, io se non ti posso rispondere. Mi hanno chiesto del caso scommesse e non ho risposto. No, cioè, no, sul pallone d'oro, diciamo che ci stiamo per andare. Sì. Come l'hai vista? Perché molti hanno detto uno scandalo, questa cosa no. Allora, scandalo non può mai essere, no? Quando arrivi con quei tre, in particolar modo quest'anno con quei due... Non poteva essere uno scandalo in un senso e non poteva essere uno scandalo in un altro, perché sono stati due mostri nell'ultimo anno. Il fatto, io sono d'accordo con chi dice che segnare di più non significa essere il miglior giocatore necessariamente o avere le statistiche migliori, perché a volte uno per statistiche pensa soltanto ai gol, ma c'è molto altro. E sono usciti i documenti con le statistiche di Messi, che gol a parte ha fatto, saluto al Penguin, ha fatto anche meglio di Haaland. Poi c'è il mondiale che ha quel peso lì, per me non è uno scandalo darlo a Messi. Io personalmente quest'anno, così come due anni fa, avrei premiato... Allora, quest'anno avrei premiato Haaland, due anni fa avrei premiato Lewandowski. Però, se lo dai a Messi, non può essere uno scandalo, quello dico. Soprattutto quest'anno con il mondiale. Questo è ciò che penso. Vabbè, ecco, una cosa che vedete è che Haaland non ha una nazionale che potrà mai partecipare al mondiale, quindi da quel punto di vista è più... Negli anni degli europei, dei mondiali... Cioè, anche è vero, ragazzi, che nelle partite importanti del City Haaland non ha fatto la differenza. Cioè, diciamo anche per ora. Acerbi se l'hai messo in tasca, cioè, capite ragazzi, non è uguale, cioè, Messi ha fatto tre gol in finale, cioè, però sì, però cioè, va a incoronare alla fine una carriera. No Harry, il premio di Messi non è la carriera. Allora, il mondiale incide, Cannavaro ha vinto il pallone d'oro, ragazzi, quando nel 2006 ha vinto Cannavaro nessuno ha rotto le palle a Cannavaro, però dobbiamo essere un po' coerenti. Cioè, per me è giusto, perché lo scorso anno Messi ha vinto un mondiale da solo, e anche col Paris, c'è la leggenda metropolitana che Messi ha fatto male col Paris. Andate a vedere i numeri di Messi. No, infatti, se parli di statistiche non può essere mai uno scandalo. È ovvio che al termine di una stagione del genere, di un giocatore, se io devo premiare quello che ha fatto meglio nell'arco dei 365 giorni, ti dico che penso che Haaland possa meritarlo, così come pensavo di Lewandowski due anni fa. Ma ripeto, non si può mai parlare di scandalo. Per esempio, Fede ha fatto benissimo, Fede, nell'anno in cui il pallone d'oro non l'hanno assegnato. Bravo. Quello è uno scandalo. Forse era tre anni fa, non due. Però il 2020 non l'hanno assegnato. Lì, certo. Se l'avessero assegnato era Lewandowski. L'anno dopo Lewandowski non aveva fatto bene come l'anno precedente. Però la gente... Sì, no, perdonami, ma infatti forse ho detto... Forse era tre anni fa e non due, ma il riferimento era quell'anno lì. Quindi sono pienamente d'accordo. Il discorso qual è? Che lo vince Benzema dopo una grandissima stagione, e lo vince per quei numeri lì, perché fa quei gol lì, perché incide. Quindi il premio a quella stagione è pallone d'oro. Se no non lo facciamo tutti gli anni, lo facciamo ogni 10 anni e premiamo ovviamente... nel complesso, e se ragioniamo sugli ultimi 10 anni lo vince Messi, va bene. Poi ripeto, non può essere uno scandalo, non può essere, cioè, quando si parla di scandalo generale, poi... hanno rotto le palle a Messi, che con la nazionale non era decisivo, è decisivo con la nazionale, rompono ancora le palle, cioè sono le stesse. Vabbè, quello sempre, Flavio, quello sempre, tu non devi neanche però
perdere no, troppe energie a leggere i commenti. Sta commentando in live. Faina immobile, senza rigore, non sa nemmeno con le mani, perché ti ho visto anche sbraitare su questo. Allora. Attenzione, perché è già uscita una news. Sì. Il salotto della GOT al super attivo. Comunque, se no, posso dire una cosa. So, sì. Io vi ringrazio perché voi siete una bellissima realtà e tra l'altro state facendo un grande lavoro con una bella squadra dietro che mi piacerebbe avere perché si vede che c'è tanto lavoro. Vi ringrazio per l'enorme pubblicità che ci fate, perché parlate spesso di noi, sono molto contento di questa cosa. Bravo Fede! Stiamo mantenendo la cucina a 50k. No, sono troppi, non ce la possiamo permettere. Pensaci. Lo so, ci penserò, poi vi farò sapere. Allora, finiamo un attimo di vedere la partita. Sì. Ma altri... Ortelli sta arrivando. Avanza Posse. In avanti, no, per Cruz che prova a girarsi. Arriva Marconi, al limite dell'area. Marconi la rimette dentro. La chiusura di Lazza. E poi Perlini... C'hanno paura, ragazzi! Respira un po' il Milan. Lazza. Ecco quando ha finito la voce Dexter. Mica, ma Dexter, lei è carichissimo in panchina, eh? Io carichissimo, ma io voglio un attimo alimentare la polemica di Zoccolo Duro verso Arbitrino. Cazzo. E voglio... Io volevo buttare una lancia, invece. Voglio buttare benzina sul fuoco. Ovviamente sto scherzando, una butad. Voglio lanciare benzina sul fuoco perché Zoccolo Duro aveva ragione a stare in malafede. No. Mi autodenuncio perché questa è la foto che è uscita su Arbitrino, che l'ha messa dopo la partita. Imbarazzante. Sì, è vero. Ma ragazzi, era... esattamente 2 minuti e siamo pronti a... Marconi, ma era un dissing quella di prima, no? Dicono, sul fatto che parliamo di lei. No. Quale? No, figurati, ho fatto i complimenti. Ma io sono contentissimo che ci siano queste realtà sul web. Per me, portare i ragazzi il calcio, dopo tanti anni in cui... Secondo me si riferiva fatto poco, alle frasi male. Che ogni tanto dice quel cretino di Enzuccio, secondo me. Ha ragione, non le ho sentite. Ma no, noi... io veramente sono allora, contento. C'è una cosa. Enzuccio e Damiano Orfaina, che sono nostri amici. Però purtroppo, non è quello che dicono, non Faina. È OCV Sport. Quello che dicono sono fatti loro. OCV Sport non è Faina, è Enzuccio dice. No, ma io Manfred, non so di cosa stai parlando. Io adesso ho ripreso quel posto. Sicuro, ogni tanto io ogni tanto mi trovo taggato nei commenti 13 mesi. Di persone che forse si divertono a creare loro del dissing tra le due competizioni, che per me non esiste. Voi siete una bellissima realtà, molto più strutturata di noi, e state facendo un grandissimo lavoro. Per me poter secondo me no portare a... sì, ma è ovvio che sia così. Ma te lo garantisco, cioè, si vede proprio. No, però complimenti. No, tu sei più bravo, tu sei più bello. No, tu No, tu di più, voi, tu all'infinito più uno. Basta. Voi già per fare in live una competizione del genere vuol dire che siete più strutturati, perché io non potrei permettermi di farla in live, abbasserei troppo la qualità e perché non ho il budget per farlo e quindi avete state lavorando meglio. Marconi, nuovo presidente di una squadra di GOT League. Detto questo, io sono contento, contento Dexter che ci siano più realtà di calcio, lo voglio dire, sul web. E il fatto che ci siano più realtà di calcio non significa doverle mettere a confronto per forza o creare dei dissing, perché è bello così, è bello che ci sia lo sport più bello del mondo sul web, sperando di portare sempre bei messaggi, almeno io ci provo, poi è ovvio che ci sono tante dinamiche. Un saluto a Rivoluzione. Rivoluzione è un cretino, dai. Spadoni, buonasera. Eccolo, buonasera a tutti. Nostro Jerry Scotti, come sta Spadoni? Sto abbastanza bene, lavoro troppo ultimamente, devo cambiare strategia, però va benissimo. Che schifo, come mai? che schifo, è una cosa anni 90 lavorare, cioè una roba... Lei, Mosconi l'ha seguita la YouTuber League? Spadoni? No, la seguo poco, però diciamo grazie alla GOT League, devo dire la verità, ho seguito anche la YouTuber League perché mi ha incuriosito. Perché il calcio su internet, chiama altro calcio su internet come la Centopiri. Andre, se posso dire una roba così. Spadoni,
se posso dire una roba su Spadoni, quando noi abbiamo partecipato come Fiorentina alla Summer Cup, Spadoni sì. era interessatissimo, voleva venire a Roma a star con noi, non è riuscito. Tra l'altro Fede, ma pensi di cioè, non metti altre squadre tipo la Fiorentina e il Bologna che hai provato nella allora, Summer Cup, perché non ci sono tanti creator ancora di quelle squadre lì? Nella Summer Cup c'erano. Noi ci stiamo. E ci saranno anche in estate. Nella YouTuber League semplicemente era difficile da un punto di vista non di creator, ma di partite. Noi oggi facciamo 15 eventi in un anno, che sono tanti. Con due squadre in più, se avessimo banalmente confermato Fiorentina e Bologna, sarebbero state 27 partite, non più 15. Quindi cambiava molto. Comunque mi è venuta un'idea, Fede, che dopo ti chiamo a fine live. Bellissima, tra l'altro, bellissima. Va bene, ci sto. Però ecco, non ci sono per questo, insomma. Anche perché Flavio mi sta molto antipatico. Perché dopo le interviste molti, a molti, cap, a molti. Lo so, può succedere. Beh, il volo, ecco, però è lì. Molto bella anche. Pensare, guarda. Sì. Tra l'altro ho visto, raga, che c'è un'altra cosa che fanno che si chiama tipo Social League. Sì. Che mi hanno taggato. Non l'ho mai vista neanch'io. Ho visto su Instagram, sinceramente, però non l'ho vista neanch'io. Allora, stop alle telefonate, signori, è arrivato il momento della verità. No, chiedo a qualcuno di loro se gli interessa vedere Ortelli pelato, perché, amici miei, Ortelli ha fatto una scommessa. Se Messi vinceva il pallone d'oro, si sarebbe rasato a zero. In diretta. Amici, pallone d'oro mondiale, eh? Aspetta che non vi si vede benissimo, eh? Cioè vi si vede ma un po' a scatti, voglio che si veda bene questo momento, eh? Come non si vede bene? Questa Ortelli, è il posto. Ci dica le sue ultime parole. No, aspetta che salutiamo, se qualcuno deve andare, non so che... Prego, ma Fede, che ti vedo col ditino alzato. No, io voglio che... Luma, sei sicuro di questa cosa? No, sì, certo, sì. È scommesso. È peggio, lo sai che questa cosa è peggio di quando hai fatto il botto in motorino alla Summer Cup, sì. Cioè, hai distrutto un centro sportivo, questa cosa va detta. No, cioè, è successo. Anche colpa di J-Pata, Fede. Vabbè, ma quello non è importante, ci fosse Ortelli in mezzo, cioè, il che non mi sorprende, però prego. Ma ha rotto un motorino, Fede? No, ha rotto il cazzo, l'ha detto chiaramente, insomma, perché poi se la sono presa con me e di conseguenza non ero proprio contento. Complimenti a te, sempre a farsi riconoscere. Allora, ragazzi, io vi devo lasciare. Ciao Harry, non so se qualcun altro deve andare. Saluto Harry, ciao Harry. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao. Dai, andiamo a cagare tu, cazzo, eh. Dai, tagliamoli, dai, vaffanculo. Allora, dai, posso chiederti una cosa, Edo? Mi dica. Io vorrei, se possibile, farlo in questa maniera, cioè che parti da qua e fai subito quella dritta. Non so la chat o gli altri ospiti cosa ne pensano, però studiamocela bene, eh. Vedo Marconi annuire. Era interessante anche l'ipotesi Ronaldo Nazario, eh. Cioè, sono d'accordo. Bello. Molto bello. Una mezza luna. Il vero Ronaldo. Sì, l'unico Ronaldo ad aver vinto un mondiale. Attenzione che la boccia. Quella è la condanna. Allora noi proviamo con questo, poi se non va bene accorciamo. No. Stiamo là. Partiamo lunghi, poi ma perché non proviamo? Una cosa. No, vedetemi, coglioni, io ho i capelli corti. Allora, facci vedere sul lato che è vero. Proviamo sul lato. Facciamo la prova. Dai. Non tocca niente. Dai, stai zitto. Vado? No, è troppo poco, secondo me, Edo, così. Non taglia neanche Ortelli come il pancio, Ortelli come il pancio. No, ma poi, Luca, ti posso dire una cosa? Una volta che la fai, falla bene, sennò te la rinfacceranno per sempre. Tanto visto che l'ho fatta anch'io, e anch'io tengo molto i capelli come te, fidati che fra un mese sono cresciuti di nuovo, cioè non te fregare un cazzo. Dai, tira via quella diminuzione, per favore, facci sognare, Edo, facci sognare, tirala via. Allora io propongo, ditemi se... Vabbè, ma non gli stai mica tagliando una mano, eh? Io ho la mia macchinetta 9 mm, no, va bene o non va bene? No. 9 mm è andata, no. vai a prendere. No, fermi. 8 mm, vai. Ma come 3-8? No, fai a centrale, poi nel caso accorciamo, dai, taglia. Dai, come taxi driver. Ma dove siete? Una fattoria. Posso?
Prego, prego. Potrà vincere milioni di palloni d'oro, potrà vincere milioni di mondiali, potrà andare avanti a segnare e vincere quello che vuole. Io, fino alla fine dei miei giorni, rimarrò convinto che Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nato il 5 febbraio 1985 in Funchal, isola di Madeira, nel capitale del Portogallo, io rimango convinto che egli sia il più grande, il più forte, il più completo, il più decisivo, il più perfetto giocatore che questo pianeta, questo mondo abbia mai visto, abbia mai potuto avere. Il giocatore più forte, razzalo, 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 picchialo. Detto questo, va bene, possiamo iniziare. Anche te gli prende l'infarto tra poco. Fammi la boccia, fammi la boccia, non prega. Una domanda prima: vuoi i capelli come il pancio o come Dagliale? Dagliale, pancio pelato, che cazzo. Vai, 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 vai. Non mi dai la possibilità di non farlo dicendo Messi Maggiore Ronaldo? No, mi dispiace. Posso iniziare? Vai, 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 vai. Oh. Falla bene. Ora ci vorrebbe la telecamera da sopra. Non so se... Mamma mia. Non si c'è vede. Un cazzo ancora, non c'è nulla. Prima, guarda prima. Vai, 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 vai. Oh, guarda. Oh, già adesso... Ragazzi, ma che è sta pagliacciata? Dai, dai, tira via il riduttore, per favore, dai. Sei benissimo. Sì, sta tira via il riduttore, Edo. Allora, gli facciamo tipo alla Berlusconi, eh? Ma che come pancio, che Berlusconi, come il pancio, come il pancio. Dicono di togliere il pettine in chat, che viene meglio. Sì, ma le va tolto quello lì di plastica. Va tolto, Edo, togli il riduttore. Alla Neymar. Aia, mi stai facendo male. Ecco, no, il riduttore. Edo, togli il riduttore. Edo, gli stai facendo male perché c'è quello lì nero dove si inseriscono i capelli. Toglielo. No. È giusto così. Guarda che carino. Ma che roba è? Ma non è pelato. Ma che cazzo questo? È? Ma che cazzo è? Dai. Capelli corti normali. Dai, così. Sì, sì. Non dovete rompere le basi. Così però... non vale, ragazzi. Dai, vai, Edo, non è... Così non vale. Guarda con te. È un bordello, fidati. Tira il filtro, ma proprio al massimo. Vai, vediamo. Togli così. Vai, vai, vai al centro. Si intravede adesso. Adesso sì, adesso vediamo. Troppo lunghi. Troppo secondo lunghi. Me è anche. Secondo me anche un po' così. Scam, troppo dico. Lunghi. È una truffa. Fidatevi. La pagherai. Guarda questo ciuffetto che la pagherai. Lascialo quello lì, un ciuffettino. La pagherete tutti quanti. No, aspetta, perché voi da qui non capite, fermi un attimo. No, bellissimo. Fatti vedere, cioè, dai il telefono. No, dai, ci siamo con la lunghezza. Sì, così può andare, dai. Me ne vado, non voglio più stare in questo circo. Basta. Io stacco. Vai, Edo, ancora. Vabbè, così va bene. Facciamo gli ultimi tre tagli, poi eliminiamo noi. Oh, che goduria. Chi era il più forte? Ma ai lati si possono lasciare così? Sarebbe un po' più bello. Io lo lascerei così sui lati. Guardami. Questa è la fine che fa chi crede che Ronaldo sia il più forte. No. Mi dispiace, questa è la fine, non c'è scampo. Potete farmi pelato, potete farmi diventare donna, potete farmi diventare napoletano, non c'è competizione, Cristiano Ronaldo rimarrà per sempre il più grande giocatore. Taglia. Edo, togli il riduttore. No, lascialo così. Ma lo fai tutto rasato, ma il ciuffo ce l'è. Sì. A tutti i fan di Ronaldo, stringiamoci e uniamoci insieme. Verso le giustizie, verso le scorrettezze, verso la mafia comandata da Leo Messi. Stringiamoci, perché noi siamo più forti, perché noi uniti facciamo la forza. Sai che quel ciuffo lì farà modo. Che c'entra la mia mamma? Edoardo c'è la fidanzata, puttana. No, che c'entra? No. Edoardo c'è la sorella, puttana. Questo sono d'accordo. Facci vedere un attimo, prendi in mano il telefono, fatti vedere un attimo. Edo,
fai prendere il cellulare da chi sta lì, che non si vede nulla. Fai prendere il cellulare, fai un po' da qui. Vai da sopra, vai da sopra. Bellissimo. Guarda. Adesso, Edo, adesso. Guarda che bello. Quel ciuffo è un tocco di classe clamoroso. Io veramente farei una cosa di questo tipo, cioè, dietro così dici. Che li lasciamo così. Guarda, io lascerei così, Edo, lasciamo così. Non mi rompere i coglioni, Non rompiamo il caso. Non ho capito, Ortelli, dimmi. No, non dovete rompere i coglioni, cioè sono i miei capelli, io mi sto rosando. Madonna, ragazzi. Ho capito, ma sei te che hai fatto sta scommessa, Sei stupido, non è così. Guarda il coglione, guarda il coglione. Spacco il naso, spacco il naso. L'ha fatto, dai, l'ha fatto. Comunque stai anche bene. Continua a fare in serio, questo qui è un coglione, continua a fare in serio. A me piaci. Che bel ragazzo. Posso dire che stai bene? Ma così fai un po' da qui, guarda, fallo vedere da qui. Ma no, guarda da dietro quanto è bello. No, vieni qua, guardalo. Guarda. Aspetta, stai così? Aspetta, Sta bene. Basta. Ho il telefono scarico, ho il telefono al 5%. Basta. La finiamo da sopra, uomo. Domani vedete che il posto. Domani. Ciao Luca, buon lavoro. Ciao. No. Trionfa ancora. Vabbè. Salve. Ragazzi, vi ringrazio. Fede, quali sono le prossime tappe della YouTuber League? Lo faremo sapere, crea un po' di hype. Cazzo. Lo diremo. La prossima partita qual è? La prossima partita sarà Inter-Lazio. Comunicheremo poi la data. Attenzione. E dopo Inter-Lazio ci sarà Napoli-Milan. Quindi, insomma, qual è la partita? Qual è la favorita secondo te? Di quale partita? No, in generale, il campionato, sì. Guarda, non le ho ancora viste tutte, perché secondo me l'Inter è fortissima. Ma Patacchini è andato alla Juve? Patacchini è andato in teoria alla Juve, anche se non ha giocato contro la Lazio, però comunque la Juve ha vinto 9-3 con la Lazio, quindi tra quelli che abbiamo visto sembra la più forte. Però non abbiamo visto l'Inter, non abbiamo visto il Napoli, e secondo me sono le due più forti, Inter e Napoli, quindi vedremo. La squadra più forte è la Roma, ragazzi. Ma io non ho capito una cosa, quindi giocano nelle squadre, non i tifosi di quelle squadre. Ah sì, sono giocatori. Però, principalmente sì. Poi c'è un discorso secondario, ma non troppo, che è l'equilibrio. Cioè, se per far giocare soltanto tifosi di quelle squadre le partite finiscono 9-1, non è un bel contenuto, no? E quindi cerchiamo di equilibrare con persone che altrimenti sarebbero rimaste fuori. Semplicemente questo. Sì, è vero. Okay. Per esempio, Spada, noi in estate prenderemo un grande bomber. Avete catto. Ma ogni Santi com'è Marconi a giocare? Com'è ogni Santi? Ogni Santi, guarda, non ci ho giocato contro, ma l'ho visto. Secondo me gioca. È molto interessante. Lo vedo benissimo dietro a coordinare nel rombo a 5, no? Ha fatto anche un bel gol contro l'Inter, ma è uno che sa il fatto suo. No, è un bel difensore di impostazione, va anche sì, al tiro. Attenzione. Fede, è un po' uno zoccolo duro meno polemico. Fede, ti voglio mettere in difficoltà. Non so se è meno polemico di me. No, non è meno polemico, Fede, semplicemente ho fatto poche polemiche perché gli ultimi... Perché arrivati... è la prima volta. Perché gli ultimi arrivati devono stare zitti e non devono fare polemiche. Però bene. Volevo chiedere a Fede la top 7 della YouTuber League. Difficile. Ci provo. Allora, top 8 facciamo, perché giochiamo a 8. Va precisata anche questa cosa. E allora, in porta prendo Instakeeper. Difesa con... se mi scordo per forza persone. Italo. Zoccolo duro. E mi serve uno che spinga un po' di più. Ma non mi viene. Dicono rosso. Dicono rosso, che però per me è più offensivo. Sì, però in realtà se ho due giocatori difensivi come loro metto il rosso. Quindi rosso, zoccolo, Italo. Centrocampo prendo. Ma io non me li ricordo tutti, c'è questo problema. Prendo Fratino. Largo a sinistra prendo Cruz. Largo a destra prendo Di Mauro.
davanti Campolunghi. Sì, io vede sul centravanti, io per me è, chi mi sono accordato? Samuel. È Samuel, bravo, vedi, cioè, è un casino, prendo Samuel in mezzo e non Fratino. Però è quella la cosa. Forse Fratino lo metto largo a destra, sono troppi giocatori. Samuel in mezzo, Fratino a destra, via Di Mauro. Ma secondo me Fratino, non fa la top 7. Fede, posso dirti una roba? Sì, sì. Pata è tre volte Campolunghi. Sono ruoli diversi. Pata per me può giocare tranquillamente con Campolunghi. E Campolunghi come finalizzatore è veramente qualcosa di incredibile. E te ne accorgi guardandolo da vicino, eh? No, cioè, Fede, io Campolunghi non ci ho mai fatto contro. J Pata per me è il giocatore, è l'influencer più forte che esista. Per me J Pata è fenomenale. J Pata è tanta roba, è tanta roba. Però è anche vero che personalmente io dal vivo l'ho visto soltanto la Summer Cup, quindi a 5. E tra Crispo, sarebbe interessante vederlo adesso nella YouTuber League. Tra Crispo e Campolunghi, che Campolunghi quindi? Guarda, io ero convinto Crispo perché mi piace, come tipo di attaccante mi piace Crispo. Anche a me piace tecnico, un botto. Molto dinamico, è straordinario. Simo è veramente qualcosa di bellissimo. Però il problema è che se Campolunghi fa 6 gol a partita e segna in tutti i modi e te segna pure in sforbiciata e te segna al volo, ma come fai a non dire Campolunghi? Campolunghi come finalizzatore non ha rivali. Come attaccante completo Crispo è più forte. Come finalizzatore Campolunghi non ha rivali. Prendetevela nei commenti con Marconi. Abbiamo messo in difficoltà, è stato al gioco, staremo a vedere. Top 8. Perché io noto che comunque, diciamo, sotto Roma si gioca a calcio 8. A Milano infatti, invece si gioca a calcio 7. Indicativamente c'è questo. No, a Bari a 7 pure. Bari a 7. Anche in Puglia, guarda, anche da noi a 7. Si alterna molto in giro per l'Italia, quindi noi abbiamo pensato, normalizziamo... Certo. Facciamo una cosa unica, perché l'anno scorso alternavamo, facevamo 8 al sud, 7 al nord, però diventava un casino quando facevi le finali, per esempio, che mixavi. Quindi abbiamo detto facciamo sempre 8. E devo dire, adesso chiedo anche allo Zoccolo, che non è durato molto, però un po' ha giocato, Milan-Roma, come ti sei trovato tu che sei abituato a giocare a 7, in un campo a 7, giocare a 8? Sì, sincero, sì. Secondo me ci può stare che giochiamo in 8, anche perché comunque corriamo un po' meno dei professionisti eccetera, però bisogna prendere un campo più grande. Io avevo scartato lo Scaglioni, in realtà poi mi sono reso conto che ho sbagliato, perché in un campo a 7 giocare in 8, se corri, che voi avete avuto molta intensità, fai fatica a giocare, secondo me. Ok, bisogna che ci compriamo lo stadio, Fede, ci dobbiamo comprare lo stadio. Lo faremo prima o poi, ragazzi, Pancio, prima o poi lo facciamo al Viola Park. Ci parlo io e andiamo al Viola Park. Viola Park, idea, dov'è che è, Flavio? Eh? Grande idea. Dov'è il Viola Park? Scusate l'ignoranza. A Bari. Firenze. No, vabbè, poi immaginavo che... No, dov'è, cos'è? Cioè, è lo stadio della Fiorentina, si chiama Viola Park. No, è il centro sportivo più grande d'Europa della Fiorentina. Ci sono 13 campi da calcio, e il centro sportivo l'hanno inaugurato un mese fa. Secondo me... quando la Fiorentina magari aprirà un po' più la mente, una competizione come la Goat o la YouTuber League, farla al Viola Park sarebbe meraviglioso, perché unisce tutto. Il Viola Park, Andrè, anzi, quando vieni a Firenze ti invito e lo andiamo a vedere, meraviglioso. Ma si può giocare o è solo per la Viola? Solo per la Fiorentina, però tu sai che certo, nulla è impossibile nella vita. No, stavo guardando... Mi piace questa filosofia. Mentalità. No, è molto, sarebbe molto figo, perfetto, da vedere, raga. Perfetto. Oh, raga, non lo conoscevo. Che cazzo è? Questo. Bello. Ma gli americani, ragazzi, comunque, non male. Va Sono bene. 13 campi da calcio. Minchia. Costato quanto sto giochino qua? 120 milioni di euro. Minchia. Complimenti alla Fiorentina, complimenti alla Fiorentina. E forza Fiorentina, allora. Mettiamo la Fiorentina sia alla YouTuber League che alla Gold League. Forza Fiorentina. Ciao Fede, allora, ciao Dexter. Ciao Zoccolo. Mettete i canali dei moderatori, anche quello del video, per favore. C'è dei moderatori. Dei nostri ospiti, grazie raga. Ciao Dexter. Ciao Flavio, ciao Zoccolo. Arrivederci Spadoni. Ciao, ragazzi, una cosa importante. Uno, stasera c'è il ritorno di un grande format che si chiama Generazione Z. Mi raccomando, seguitelo. Manfred, quello che fa.
come si chiama, che gli avevano fatto il ride, che fa il pirata. Non ti ha contattato? No. Minchia. Com'è che si chiama, raga? Barba qualcosa adesso. Barba calva. Invitiamolo per stasera. Mica è Halloween, ci vuole Barba Calva. Devastante. Vabbè, lui. Comunque stasera c'è la generazione Z, quindi tutti gli under del canale. E domani pomeriggio, ovviamente, essendo festivo, non ci siamo. Ci vediamo domani sera. Azzo, domani festa? Mezza festa. Oh, mia, Thomas scritto, attenzione. Ma sono arrivati i soldi? Di che? Della GOT. Ma va. Ah, no? Tu. Quindi sto facendo la figura di quello là della della Mappy Group? C'è. Pesante. Stasera ci sono sia Matoshi che Leandro con tutti gli under del canale. Mi raccomando, seguitela e noi ci vediamo domani sera. Ciao cani, ciao.